Allora, lo spettacolo Ragazzi di Camorra è una storia in cui si intrecciano diverse storie, quelle ovviamente dei tre personaggi protagonisti, storie differenti tra di loro per gli ambienti che vivono, per il passato che si intravede all'interno dello spettacolo, che non viene necessariamente raccontato. Lo spettacolo ha dei punti di forza notevoli che sono al di là, diciamo, del testo estremamente corposo, ricco di avvenimenti che vengono diluiti, diciamo, nel tempo, al di là anche degli attori che poi hanno saputo approcciare in maniera entusiasta, diciamo, allo spettacolo. Queste situazioni sono situazioni in cui potrebbe ritrovarsi chiunque, proprio perché c'è un personaggio che è Anna, che è la persona, diciamo, normale, che vive, cerca di vivere una vita tranquilla in una città che può essere qualunque città, non necessariamente Napoli, ma qualunque grande metropoli, italiana, europea. E ora me ne devo andare, tengo da fare. Sai come ci Tengo a me, ti tengono? tengo alla pelle. In fondo non è così In male. fondo, sai, non è quello A simpatico. mio avviso lo spettacolo va visto un po' da tutti, è anche un esperimento che ha dato risultati molto, molto belli, freschi, e quindi secondo me è una cosa molto originale che chiunque, insomma, dovrebbe provare a vedere. Ora mi ha chiamato, mi ha detto Lasciarla di andare. lasciarlo andare, perché lei non c'entrava niente, perché non E sapeva. consiglio di consultare il calendario e di trovarci magari in qualunque zona venga rappresentato lo spettacolo.